Città d'arte e turistica. Barletta riparte da qui. La Regione Puglia ha confermato la città della disfida nell'elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte. Barletta è l'unico centro della BAT tra i 18 inseriti nell'elenco diramato dall'ente regionale. Per entrare in questo particolare elenco, i comuni devono rispettare parametri precisi come la capacità ricettiva, gli arrivi e le presenze turistiche in rapporto alla popolazione, le strutture ricettive presenti sul territorio, i complessi monumentali riconosciuti di notevole interesse storico e artistico, l'ampia presenza di opere d'arte singole o in collezione, i musei aperti almeno 8 mesi l'anno, l'offerta di servizi culturali quali biblioteche e archivi di Stato o attività culturali come mostre e convegni. Barletta risponde a questi parametri e riparte da qui per il rilancio della sua economia. Per la nostra città è una conferma delle attività svolte soprattutto dagli operatori, perché uno dei parametri è legato al numero dei posti letto, alle presenze. L'impegno però è per l'amministrazione a elevare gli standard qualitativi, di mantenere e superare ovviamente gli standard che hanno permesso questo riconoscimento, e una spinta a migliorarsi in un periodo molto particolare che è quello della ripartenza. L'inserimento nell'elenco delle città d'arte ad economia turistica rappresenta solo un punto di partenza da sviluppare con progetti ben precisi. Barletta deve lavorare su quelli che sono i suoi aspetti tipici, che sono un po' comuni a quelli che sono i territori pugliesi, quindi il mare, il cibo, l'accoglienza, ma anche quelli che sono unici. Penso a Palazzo Adenittisco, Palazzo della Marra, penso a Cane della Battaglia, penso alla disfida di Barletta, penso anche alla figura di Pietro Mennea come atleta, ma penso anche ad Alfredo Reichlin come uomo di Barletta, che ha donato la sua biblioteca, e intorno alla sua figura vogliamo anche promuovere culturalmente la città.